Bella ragazzuoli qua ovunque, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi noi... Alex! Oh? Alex! Ma che sei, il fantasma del Natale futuro? I fantasmi non esistono! Ah vabbè, mi stavo a preoccupare. Io sono uno spirito! Ma fantasma e spirito sono sinonimi, sono la stessa identica cosa, non c'ha senso! Ma che ne sai te? Vabbè, senti, fantasma, spirito, insomma, Gianmarco, insomma, come ti chiami? Me ne frega niente, adesso devo far video, devo registrare la partita di Fortnite, ma poi lascia perdere? Grazie. Non avviare quella partita! In che senso non dovrei avviare la partita? Perché non dovrei avviare la partita? È maledetta! Maledetta? Ma che vuol dire? Senti, adesso c'ho da fare, lasciami perdere, su. Cioè, raga, insonnia, depressione, non bastavano, capito? Mo ci dovevi pure le vocine alla testa. E sei pure un coglione! Ho capito, ma sei un fantasma un po' maleducato, se me posso permettere, eh? Ma l'hai scritti tu i dialoghi di sto video! E anche quello è vero, ma così non sta a rompere la quarta parete! Che te frega! Mica fai il muratore! No, non faccio il muratore. Vabbè, senti, dopo sta cazzata, per favore, basta, non te voglio manco più sentire. Lasciamoci perdere, fammi far video, eh? Oh, raga, eccoci qua. Finalmente una bella partita di Rissa Squadre. Rissa Squadre è quella cosa che ci vuole proprio quando vuoi fare un video e te lo rilassare e basta. Così oggi potremo chiacchierare di tutto quello che ci pare in sto video. Però vi dirò, raga, a me quel fantasma, spirito, insomma, quello che era, mi ha messo veramente la pulce in orecchio e ci sto ripensando come uno scemo. Ma che vuol dire che il gioco la partita era maledetta? Cioè, non ha senso. Almeno le maledizioni, per come le conosco io, sono tipo, che ne so, incantesimo dello stregone e bambole voodoo, insomma, ste cose qua. Un videogioco maledetto non ho mai sentito. Si vede che ne esistono più stregoni di una volta, non so che div. Però poi, regà, cioè, a me questo sinceramente pare il classico Fortnite, non ci vedo niente di strano. Poi non so voi, eh. Cioè, le armi sono quelle, i luoghi sono quelli. Bah. Boh, regà, mi sta a venire dubbio che me so immaginato tutto, però qua la voce sembrava abbastanza reale. E anche molto profonda, devo dire. Voi invece che preferite fare, regà? Preferite giocare di solito Rissa Squadre o partite normali? Io di solito quando sto da solo gioco Rissa Squadre. Anche perché... stai da solo, devi chillare, magari te vai a incazzare nelle partite normali. Qua invece stai tranquilla, la gente non c'ha manco gli scudi la maggior parte delle volte, killi tranquillamente. Sì, Rissa Squadre è molto 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 più chill. Oh, vedo un paracadute, raga, forse riusciamo a fare la prima uccisione. Ho un po', a parte che c'ho armi a distanza, cavolo. Che culo, questa ha trovato il cecchino. Cecchino arma più forte di Rissa Squadre, raga, per forza, one shot. La gente non c'ha i... la gente non c'ha gli scudi, raga. Eccone uno, questo c'ha le ragnatele. Lo sai, sento anche una a destra che è ragnatele io, però. E infatti, ho sentito prima di passi a schermo questo. Cavolo, sei lontano, cavolo, io non ce l'ho le ragnatele. Su, vieni qua. Che cosa? Che? Ma che è? Ma stavo su Fortnite 2 secondi fa, perché sto su Overwatch, mo? Che è successo? Non sto capendo. Sono visibilmente confuso, ragazzi. Non sto capendo, stavo su Fortnite mira 2 secondi fa. Vabbè, è diventato un video di Overwatch? Credo? Non ho capito cosa sia successo, giuro. Sto avendo veramente tanta paura. Regà, che cosa è successo di preciso? Non ho capito. Avevo killato il tipo, sono finito su Overwatch? Ho killato un tipo su Overwatch e sono rifinito qua? Non ha senso? Non ho capito che cosa è appena successo, sinceramente. Boh, vabbè. Riprendiamo la partita, cioè sto di nuovo nello stesso punto di prima poi, non sto a capire. No, oh, dai, che fa camperami che scogliere questa squadra. Ma che è successo, mo? Che è sta roba? Ma che è il multiplayer di Halo 3? Ma stavo su Fortnite 2 secondi fa! Ma io non ci ho mai giocato al multiplayer di Halo 3 poi! Cosa sta succedendo? Regà, che cosa è successo? Non sto capendo. Ciao Gaff, mi spieghi che sta succedendo? Non sto capendo, per favore, regà. Non sto capendo. Cioè, è questa la maledizione di cui parlava quel fantasma? Io killo uno qui su Fortnite, mi ritrovo in un altro gioco totalmente a caso. Killo uno su quel gioco e mi ritrovo qua. Cioè, 2 secondi fa stavo su Halo. A casissimo, ma perché Halo? Non ci sto capendo niente, ragazzi. Vabbè, famo primo assalto. Regà, sto video sta diventando veramente molto strano. Oh, quello è il gaff che mi ha ucciso prima, quel paraculo che non mi ha voluto spiegare che succede. Huh. Ci vendicheremo. Forse. Niente, pompa. Niente, a me il cecchino non me lo dà, eh. Figurati. Gaff dovrebbe stare qua dentro senza il mosso. Mo che è successo? Assassin's Creed?
Veramente? Ma poi il primo Assassin's Creed. Cioè, fammi capire, fantasma, ci stai? Non risponde, ovviamente, figurate, figurate se c'è quando mi serve qualcosa. Cioè, fammi capire, tra tutti quegli usciti, proprio il primo. Cioè, sto stregone c'aveva il braccino corto, non si poteva permettere una maledizione dove c'era, che ne so, Assassin's Creed Valhalla, no. Il primo Assassin's Creed. Vabbè, il primo Assassin's Creed, regà. Che devo fare? Devo killare qualcuno sul primo Assassin's Creed? L'altri due giochi stavo in multiplayer, qua che devo fare? Killo uno a caso? Proviamo a killa uno a caso. C'è un tipo qua davanti, vediamo. Era figo il fatto del primo Assassin's Creed che te potevi spacciare in prete. Certo, mi devi spiegare quale prete c'aveva i coltelli da lancio sulla cintura, il pugnale dietro la spada, però vabbè. È in prete figo. Vediamo cosa succede. Il primo Assassin's Creed. Boh. E ristiamo qua. Avevamo appena fucilato Gaff e poi siamo finiti in Assassin's Creed. Che poi c'è, cioè, da come stava andando pensavo di ritrovarmi solo in giochi dove si sparava pa' ammazzare. Non mi aspettavo di certo Assassin's Creed, tantomeno il primo. Boh, regà, è sempre più strano sto video. Sta maledizione è molto molto particolare. Ui, quanti di Spider-Man miei? Però mi devo fare pure gli scudini, giustamente sto giocare sto. Quel poco di scudo che posso trovare, mo lo faccio. Vi giuro, regà, sono veramente stordito da tutta sta situazione, non sto capendo. Oh, ma c'è Gaff il paraculo di prima. Ma Gaff, che stai a fare? Ma perché stai a sparare a muro? Ma questo è Forza Horizon! Ma che vuol dire? Ma perché è un gioco di macchine? Ma tra 400 metri cosa stavo su Fortnite 2 secondi fa? Ma vai come kill su un gioco di macchine? Oddio! Oddio! No, ok, sto di nuovo su Fortnite. Ma poi perché stavo su Forza Horizon? Non c'ha senso! Prima dovevo killare persone e ora mi sono ritrovato su un gioco di macchine! Scusi. Ti prego, ammazzami, non gliela faccio più. Sì, ammazzami, fammi. Non riesco più a capire che cosa sta succedendo, ragazzi. Ho veramente tanta ansia ora. Regà, vi giuro, è la cosa più strana che mi sia mai successa in vita mia. Io non so cosa fare. Lì c'è di nuovo quel paraculo di Gaff. Sto iniziando a pensare che sia tutto collegato a lui, però non credo, dai. È così carino, Gaff. Regà, aiuto. Che poi mo non so nemmeno che cosa aspettarmi, perché cavolo, fino a che erano giochi dove si uccideva, ok. Ma il gioco delle macchine non c'aveva senso, se l'ho accelerato un pochino e mi sono ritrovato un'altra volta in partita su Fortnite. Non ha senso. Vediamo qua che succede, va. C'è un mio oscolo. No, non c'è il mio, scusa. È buono? È buono? Cioè, manco a dire cavolo. Sto trollando un pochino. Ti metti a ridere pure tu. No, sparami in faccia. Giustamente i kill sono importanti, bravo tu. Gaff, vediamo cosa succede, Gaff. Stai scherzando? Veramente? Golf with your friends. Da Fortnite siamo passati ad Overwatch, ad Halo, ad Assassin's Creed, a Forza Horizon 5. Golf with your friends. Golf with your friends. Va bene. Facciamo la buca di Golf with your friends, allora. Tiro di merda. No, vabbè, cioè, allora, io mi sarei aspettato qualsiasi gioco adesso, ma non di ritrovarmi dentro Golf with Your Friends, sinceramente, regà. A me sta partita mi fa sempre più strano. E direi anche basta, penso che ci fermiamo qui per il video di oggi, perché non credo di poter andare avanti. La mia sanità mentale ne sta veramente risentendo. Quindi per ora ci fermiamo qua e penso che a sto punto quitto la partita. Che Non farlo! vuol dire non farlo? Oddio. Oddio, non mi sento bene. Sto su Skyrim. Sì, beh, questa è la conferma definitiva. Sì, sto su Skyrim, ma come ci sono finito su Skyrim? Ero uscito dalla partita di Fortnite. Ok. Ralof, mi devi dire qualcosa? No? Ne sei sicuro, sicuro? Io sto aspettando, Ehi, tu, finalmente hai aperto gli occhi. Sì, ho Stavi aperto gli cercando di occhi. attraversare il confine, vero?
Però, regà, sincero, poteva andarmi molto peggio. Sai, caro fantasma, questo qui è uno dei miei giochi preferiti. Quindi mi sa che stavolta t'attacchi, perché io qua ci rimango bello che tranquillo, non ammazzo nessuno e mi rimango qua. Altro che qui la partita di Fortnite è stato un errore, guarda dove mi sono ritrovato. Anzi, caro fantasma, ti dirò, adesso mi metto a dormire altri 5 minuti e mi riposo un altro po', perché tanto ormai mi hai messo su Skyrim e qua ci voglio rimanere. Vabbè, metto a dormire altri 5 minuti. Dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando. Skyrim. Ho un'idea davvero geniale. No. No, 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 ti prego, no, 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 no. No. Oddio mio. Ma che è successo? Ma che era un incubo? Mamma mia, ma che sei fatto Peppa Pig un'altra volta? Ma quanto ho bevuto ieri sera? Ma che ne so? Cavolo, è tardi, io mi sono sbrigato, vanno a registrare il primo episodio di Fortnite, ma... Ma che è sta roba? Ci sta qua. Ragazzuoli, il video è finito. Io spero un sacco che voi vi siate divertiti almeno tanto quanto mi sono divertito io a registrarlo. Oltre a ricordarvi di lasciare un like se vi è piaciuto e di condividerlo con tutti i vostri amici, ci tengo ad aprire una piccola parentesi qui. Questo video è in realtà il primo episodio di una serie che voglio portare sul canale. Come avete letto dal titolo, questa serie si chiamerà Fortnite Ma. Ebbene, Fortnite Ma, ogni kill succederà qualcosa. Per questo primo episodio ho fatto una cosa molto stravagante, appunto, dove ogni uccisione si cambiava gioco. Però dalle prossime saranno un pochino più seri i video, perché saranno delle piccole challenge in realtà. Volete un piccolo spoiler sul prossimo? Ebbene, il prossimo video di questa serie sarà Fortnite Ma ogni kill. Già. Avete capito bene. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per i miei social, così da rimanere sempre aggiornati su di me e sui nuovi contenuti del canale. Vi ringrazio di tutto il supporto che state dando al canale quest'ultimo periodo, perché veramente per me conta davvero tantissimo, ragazzi. Non sembra, ma è veramente così, non lo dico tanto per dire ogni video. Tra l'altro sto apprezzando un sacco le live serali che sto facendo questo periodo con voi, perché mi sto distraendo e divertendo veramente un sacco. Quindi per chiunque non lo sapesse, oltre alle solite live, alle 17 il martedì, il giovedì e la domenica, spesso stiamo facendo anche delle live serali fuori programma dove parliamo di tanti argomenti interessanti e ci divertiamo moltissimo. Detto questo, ragazzuoli, io non posso che darvi appuntamento ad un prossimo video. Ciao! Anzi, ti dirò, mi metto a dormire anche altri 5 minuti, perché tanto non può andare, ma è morto un cervo.